Please, good evening to everybody. So, oggi mi è stato così quasi chiesto una testimonianza, raccontare una parte di un vissuto che mi accorgo che in questi giorni lo sto un po' dimenticando, cioè non lo so più spiegare perché sono arrivato ad essere quello che sono, come sono. Sotto si sta facendo un po' di musica. Io sono salito in una mia camera a girarmi uno spinello, una canna, la shish, pensa. Quindi deliberatamente passerò da tossico per qualcuno, ma non me ne fotte una ben amata minchia. Perché? Perché questa canna mi permette di rilassare la mente, non avere periodi o affrontare periodi come questo di bad trip, ovvero di ricordi bruttissimi. Ci sono determinati ricordi che possono condurre la mente anche ad estreme soluzioni. E lo dico anche per esorcizzarlo. Io sono uno di quelli che convive con lo spettro del suicidio ormai da tempo. Mi faccio le mie forze, le mie energie, mi faccio le mie ragioni. Anche spirituali, il suicidio non è contemplato, è una resa, in qualche modo. Quindi la consapevolezza di riuscire ad affrontarlo, a dire no, cazzo, c'è ancora qualcosa che devo fare, a me non piace lasciare gli insoluti. Ho preferito farmi le canne, continuare a farmi le canne, invece che farmi prescrivere come mi avevano proposto al tempo degli psicofarmaci per tutta una serie di motivi, poi riducono tutto con banale depressione. Depressione che in questo periodo soprattutto sta affliggendo delle persone che non sono nemmeno preparate a cos'è la depressione, a cosa porta. E soprattutto a quando la mente ti fa credere che sei depresso quando non lo sei, sei solo svogliato, annoiato, pigro. Anche di ragionare sul fatto come ne esco da X situazione. Questo succede anche. Perché la mente è un'abile ingannatrice. Solamente perché noi comunque abbiamo una fottuta paura del dolore, della sofferenza. Guarda qua che roba per non buttarvi a niente. Quindi, io per mezzo di questa sostanza che Madre Natura crea, poi che qualcuno la manipoli là e va bene, ormai tanto lo sappiamo e va bene, con questa sigaretta condita io prendo la chitarra in mano, scrivo due testi, sono più socievole con la gente e mi dicono gli amici, sono una persona ricca di argomenti con cui è davvero un piacere stare a discorrere, questo mi fa piacere. La testimonianza che io posso dare? La testimonianza è quella che quando avevo l'età per andare alle feste, per avere la prima ragazzina, per avere le prime limonate, le prime scopate, io ero già rinchiuso in una comunità. Quindi certi passaggi della mia vita, volenti o nolenti, per chi critica e giudica, a me sono stati impediti, negati, non concessi. Ho fatto un lungo cammino per capire chi, come, dove volevo essere. Fuori posto in ogni luogo, come sempre. Cerco in ogni posto dove vado di lasciare almeno un buon ricordo. E non come dice qualcuno potresti insegnare. No, io non voglio insegnare nulla. Vorrei, preferisco il termine trasmettere una conoscenza, un trucchetto, una malizia, un occhio e anche un cazzettone. Il video sarà lungo da caricare, ma è quello che in questo momento avevo da dire. È una parte della mia testimonianza. Al tempo ne feci un sacco nelle scuole. Chissà se qualche
studente si ricorda di me che avevo anche l'occhio fasciato perché, momento, perché mi era successa una cosa, diciamo così, Dimmi, abbastanza, momento, ti lascio qua. mi è successa una cosa abbastanza, mi hanno distratto. Sorry, Jenny, mi chiamano. Niente, mi sono perso il prossimo video, racconterò un'altra parte della storia, oppure mi seguite su Dalle Tenebre alla Luce Official, oppure sulla mia pagina Facebook. Quello che rendo pubblico lo voglio rendere pubblico palesemente, senza maschere. Lo sanno i dirigenti delle istituzioni, come lo sanno i cacabinieri e i digossini. Messo un parè, io sono così. Non ho avuto l'alternativa, mi sono fidato, l'ho preso in per culo. Adesso non ce n'è per un cazzo di nessuno, non mi scassate il cazzo. Non mi scassate il cazzo. Perché mi viene poi da parlare così, come ho detto davanti alla regione. Al Palazzo della Regione, solo poche parole, anche in maniera un po' da bar. Ho solamente chiesto agli sbirri se quello che sto dicendo sono stronzate. Mi dovete fermare, ma lo fate ora. Non si è mossa un'anima. E la pacca sulla spalla dal carabiniere che mi ha detto: minchia, se ne fossero più cazzuti come te. Eh certo, però se poi ogni volta ci fermate, o applichiamo la legge. Sto già divagando, lo so. Lo faccio apposta delle volte. Alla prossima.